Milano con Elio Carmi e ad Elio chiediamo, ti ricordi qual è stato il tuo primo progetto di disegno grafico? Di cosa si trattava? Certo che me lo ricordo, avevo 19 anni, ero appena uscito dalle scuole, allora scuola di Novara, scuola di design di Novara, diretta da un mitico Nino Di Salvatore. Erano gli anni in cui la parola design non esisteva e con un amico architetto di Alessandria, che non c'è più, Enzo Testa, mi mise a disegnare una immagine, diciamo un'immagine coordinata per un distributore di articoli sportivi, si chiamava Balusti Sport, Enzo aveva costruito il capannone e c'era una parte di la facciata, visibilità, esposizione, perché c'erano canotti, c'era tanta di quella roba lì dentro da spaventarsi, in mezzo alle tende, in mezzo al resto, io feci questo primo marchio che fu un segno, una specie di BS molto legata, come in quegli anni avevo imparato già a fare e cominciavo a fare. La seconda domanda è questa, sei docente grafico, hai curato mostre, qual è il mestiere, diciamo, chiamandolo mestiere, con cui ti senti più a tuo agio? Quello che faccio? Faccio il docente, faccio il comunicatore, mi occupo di curatela a modo mio di attività, gestisco ambiti in cui si parla di cultura, diffondo, divulgo quello che è in qualche modo il mondo del branding, ci scrivo sopra, mi occupo sempre della stessa cosa. Perché la marca, la brand, è una sorta di paradigma per leggere il mondo. Lo puoi applicare organizzando una mostra su un qualunque tema, perché il problema è mettere a fuoco l'obiettivo, lo puoi gestire nel costruire programmi, progetti complessi di comunicazione, lo puoi fare anche semplicemente gestendo una piccola problematica di identità di un qualunque punto vendita, perché il focus è capire il problema. E allora quando tu capisci il problema lo puoi applicare nelle più variabili possibilità. Per me il mestiere che faccio è sempre quello, cercare di capire il problema, trovare un percorso progettuale per arrivare alla fine della consegna, cioè deliberare qualcosa che abbia un senso in termini di comunicazione, dopodiché quello che viene fuori è in pratica un progetto di design. Che sia un progetto di design legato a un allestimento, che sia legato a una curatela, che sia legato a un'immagine coordinata, a un contenuto filmico, quello che vuoi, è sempre lo stesso tipo di atteggiamento. Per cui questo è il mio mondo, il mio mestiere. Un'ultima domanda è, negli ultimi 40 anni il design grafico è cambiato più volte, quale futuro avrà? Il design grafico è cambiato più volte, certo, e cambierà ancora. Io mi trovo riduttivo parlare di design grafico. Mi piacerebbe pensare in termini di progetto, cioè il progetto delle cose che servono per raccogliere un senso e comunicare. Puoi farlo rientrare nel design grafico, ma anche in certi aspetti dell'industrial design, in certi aspetti della divulgazione scientifica, tecnica, eccetera. Il progetto di design, mi sembra più pertinente, è in cambiamento, perché cambia il contesto. Nel momento in cui il pensiero si adotta a nuove tecnologie, a nuove forme, a nuove connessioni, a mille frammentazioni che differiscono, perché creano dei mondi diversi e le persone devono trovare la loro identità attraverso diversi mondi, il tuo modo di fare si deve adattare. Non è diverso progettare un oggetto che abbia una funzione, che contenga comunicazione, da progettare un sistema di comunicazione complesso che può essere quello di una multinazionale. No, non c'è tanta diversità. Però sono cambiate moltissime le condizioni. È cambiato il tempo. Io oggi devo pensare a un tempo che è 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché il mondo si connette in questa logica. Devo pensare a un sistema il più semplificato possibile, che sia però il più pertinente possibile. In questo senso c'è una parola straordinaria che ha inventato Eric de Kerckhoff, che è ipertinenza, e invito chi sarà il fruitore di questo messaggio che tu stai registrando ad andarsi a cercare questa parola, ipertinenza, che è una parola straordinaria, che racconta molto di quello che sarà il futuro del nostro mestiere, e nella logica del futuro cambierà ancora. Mi piacerebbe vedere cosa cambierà, perché sono anche curioso di capirlo.
Non so, visto che un po' di anni li ho e sono quasi oltre 40 anni che faccio questo mestiere, però sicuramente sarà un futuro straordinario, perché la comunicazione sarà pervasiva in ogni cosa, in ogni luogo, e in questo senso il mestiere del designer grafico, di complessità, di sistemi, non può non avere un futuro di grandissima importanza oggi. Grazie. Prego, buon ascolto.